Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar di URMET dedicato ai sistemi di controllo accessi della Plexa. Mi presento, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico commerciale per alcune regioni d'Italia. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di URMET per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un PC potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili come smartphone o tablet troverà la possibilità di formulare domande con l'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali vi invitiamo a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora, cliccando sull'opzione Salva da smartphone o da tablet, oppure della sezione Documenti tramite il PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una caduta improvvisa della connessione. Se ciò dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto nella mail di conferma iscrizione, oppure nella mail di promemoria ricevuta questa mattina. Passo ora la parola ai colleghi Gabriele Roda, Daniele Mozzoni e Marco Canova per la presentazione dei prodotti Plexa e ci vediamo dopo. Vi auguro un buon webinar. Grazie, grazie Marzio. Sono Gabriele Roda, responsabile commerciale di Plexa. Qui accanto a me c'è Daniele Mozzoni. In nostro supporto c'è Marco Canova di URMET, al quale direi passo subito la parola diciamo, per fare un primo sondaggio. Che dici, Marco? Sì, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Mi presento prima di tutto, sono Marco Canova, Product Manager di URMET e seguo la divisione dei controllo accessi. Questa sera abbiamo l'opportunità di parlare di controllo accessi con una nostra consociata, Plexa, e ovviamente parleremo anche di controllo accessi volte alle soluzioni anti-Covid. Solo per ambientare un po' il discorso, prima di tutto Plexa è la nostra azienda del gruppo URMET specializzata nel settore del controllo accessi. Ed URMET si presenta sul mercato con soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Ecco, prima di iniziare il webinar, vediamo un attimo di presentarci, di capire chi siamo e mandiamo avanti subito il primo sondaggio. Quindi il primo sondaggio riguarda conosci e hai usato i sistemi dei controllo accessi Plexa? Sì, li conosco, ma non li ho mai usati. Sì, li conosco e li ho installati. No, non li conosco. Questa sera sicuramente è un'opportunità per tutti noi parlare con Gabriele, perché è un esperto di questi sistemi. Ecco, a questo punto possiamo anche terminare il nostro sondaggio. Vediamo i risultati. Beh, diciamo che il 75% di voi non ha ancora potuto conoscere Plexa e quindi questo webinar sicuramente è un'occasione per farlo. Bene, a questo punto passo la parola a Gabriele per l'inizio della presentazione. Visto che la maggior parte dei partecipanti non ci conosce, è doveroso fare le presentazioni e quindi due parole su chi è Plexa. Plexa è un'azienda che ha quasi 50 anni di storia, che nasce dal mondo dell'elettronica e della sicurezza e diciamo si verticalizza nel mondo del controllo accessi. Vantiamo il fatto di avere la progettazione e la produzione in Italia, nella nostra sede di Sasso Marconi, qui vicino a Bologna. Quindi la maggior parte dei prodotti e dei sistemi che vendiamo sono progettati interamente da noi, quindi sia l'hardware, il firmware che gira sopra l'hardware e il software di controllo per appunto i sistemi di controllo accessi. Essendo un'azienda di 50 anni sulla storia, vanta un'affidabilità, una stabilità dei sistemi perché il controllo accessi è un sistema che gira 24 ore su 24 e funziona continuamente. Pensate che ci sono dei sistemi che hanno 30 anni e
e che stanno ad oggi continuando a girare e a funzionare correttamente. Quindi l'affidabilità, la stabilità dei sistemi è sicuramente una nostra caratteristica peculiare. L'assistenza tecnica è offerta da chi sviluppa l'hardware e il software, e di conseguenza è un'assistenza, diciamo, tecnica sicuramente di altissimo livello, così come la possibilità di fornire soluzioni su misura, e andremo a vedere un po' anche questo aspetto del capire quali sono le esigenze delle aziende e come Plexa può rispondere a questo tipo di esigenze. Nel 2001 Plexa è entrato parte del gruppo Urmet, recentemente si è appunto, diciamo, affinato questa partnership, e sono state selezionate, diciamo, una serie di prodotti, quelli che vedete, questa è una piccola parte dei prodotti che vedete disponibili a catalogo Plexa, sono stati selezionati assieme ad Urmet, e con questa serie, questa gamma di prodotti è possibile rispondere a gran parte delle esigenze di controllo accessi, gestione presenze e tutte le altre soluzioni che andremo a vedere a brevissimo. Qual è la nostra mission dell'ufficio, soprattutto dell'ufficio commerciale in questo caso? Smontare le convinzioni che i clienti hanno, clienti intesi sia come mondo degli installatori, ma anche del mondo dei clienti finali, quindi chi utilizza di controllo, quindi il pensiero comune è che il controllo accessi sia qualcosa di complesso che equivalga a una preporta, quindi non faccia né più né meno di aprire una porta, e che sia sostanzialmente un costo. Spero che alla fine di queste slide vi portino a pensare che in realtà il controllo accessi, sì, forse è un pochettino più complesso rispetto ad altri sistemi, ma è una grandissima opportunità di crescita sia per chi installa che per l'azienda che utilizza il sistema. E oltre ad essere un sistema informativo, quindi l'azienda può ottenere delle informazioni molto importanti di grosso valore, e soprattutto il fatto che non sia visto come un semplice costo, ma sia una sorta di, diciamo, assicurazione per evitare rischi e costi maggiori. Metto il focus, come vedete, ho cerchiato la parola sistema perché ci siamo posti la domanda: noi vendiamo prodotti o sistemi? La differenza tra i prodotti e i sistemi sostanzialmente è che un prodotto è molto facile la comparazione di un prodotto, perché basta trovare il prodotto A e il prodotto B, avere le caratteristiche tecniche, il prezzo è determinante sulla scelta se prendere il prodotto A o il prodotto B. Il sistema si costruisce sull'esigenza che ha il cliente, e di conseguenza il prezzo è una caratteristica sicuramente che ha un peso, ma molto meno rilevante, cioè è più importante coprire l'esigenza. Questo classico schema, vedete che la vendita si incontra quando si incontrano esigenza e prezzo. Cosa possiamo fare quindi noi? Lavorare molto sul capire qual è l'esigenza del cliente. E per far questo vi propongo un percorso che è una nostra strategia di vendita sostanzialmente, che vi suggerisco di utilizzare. Quindi, qual è il percorso che porta dall'esigenza alla vendita? Innanzitutto dobbiamo capirla questa esigenza. Per capirla dobbiamo fare una intervista. Un'intervista è una sorta di domanda. Perché? Perché la maggior parte delle volte il cliente ci dice: devo controllare due varchi, devo controllare 8 varchi, 10, 15, 100, quelli che sono. Però, bene, quello che noi rispondiamo è: che tipo di varchi sono? In che modo li vuoi controllare? Che tipo di controllo vuoi fare? Quante persone devi controllare? Come le vuoi controllare? Che cosa vuoi ottenere? Quali sono le informazioni? Quindi questa serie di domande è fondamentale per capire l'esigenza del cliente. Una volta che l'esigenza del cliente è ben focalizzata, a quel punto il percorso diventa molto più semplice. Per far questo, troverete sul prossimo catalogo Plexa, che sarà inviato a brevissimo tramite una news, troverete in fondo una sorta di modulo di preventivazione che
non sono altro che tutte le domande che servono e che occorre fare al cliente per capire qual è l'esigenza del cliente. Una volta fatta questa intervista, si fa una sorta di resoconto dove si elenca: io ho capito bene, tu hai bisogno di A, B, C e D, vuoi fare questo, quest'altro? Se il feedback è sì, a quel punto il consiglio che noi diamo è quello di dare un range di prezzo. Bene, guarda, che sistema ti costerà attorno tra i, non so, 5 e gli 8.000 euro, indicativamente. Se abbiamo fatto il percorso bene, vuol dire che noi siamo in quel range. A quel punto la trattativa, la vendita va molto più spedita perché abbiamo coperto le esigenze, abbiamo capito esattamente cos'è e il cliente è già sulla nostra linea, sulla nostra onda, quindi siamo già allineati anche sulla fascia di prezzo, sostanzialmente. Detto questo, queste tre slide sulla vendita, ci siamo posti la domanda e abbiamo cercato di segmentare tutti quelli che sono i clienti da 50 anni a questa parte che abbiamo servito, quindi il tipo di cliente finale che utilizza i sistemi di controllo accessi. In questa slide vedete ad esempio aziende, uffici, settore chimico-farmaceutico, settore sanitario, negozi, hotel, bed and breakfast, banche, cantiere e così via. Tutti questi sistemi hanno, chi più chi meno, hanno esigenze, quindi sono in cerca di soluzioni. Qua invece abbiamo inserito le soluzioni. Come vedete, la prima è il controllo accessi, poi ci può essere gestione presenze, il controllo della mensa, il controllo dei presenti in tempo reale, il controllo imparziale, visitatori, posti auto, eccetera, eccetera. Da questa sorta di incrocio tra soluzioni e settori abbiamo fatto una sorta di matrice e questi punti che vedete sono delle indicazioni che sono verosimili, non sono oro colato, però insomma, indicativamente sappiamo che un'azienda avrà bisogno probabilmente di questo tipo di soluzioni piuttosto che una banca che avrà bisogno di altri tipi di soluzioni. Nelle prossime slide andremo a vedere appunto due o tre di questi settori, quindi andiamo in verticale, lavoriamo in verticale, andiamo a vedere ad esempio un'azienda. Di che cosa può avere bisogno un'azienda? Un'azienda ha bisogno sì del controllo accessi, ripeto, non pensatelo come un semplice report, è un sistema che consente di sapere esattamente chi, come, quando è entrato, quanto tempo è stato dentro, eccetera, eccetera. Quindi è un controllo completo dei varchi aziendali. Un'altra cosa che è possibile fare è appunto gestione presenze, quindi la raccolta delle timbrature, l'esportazione, eccetera, eccetera, quindi ore lavorate, straordinarie, eccetera, eccetera. Un'altra possibilità è quella di gestire, abilitare l'utilizzo di una mensa. Quindi immaginate un'azienda che ha un servizio mensa esterno e ha bisogno di avere una reportistica e verificare che l'utilizzo della mensa sia corretto. Quindi, fare in modo che il servizio mensa venga utilizzato solo a determinate persone, oppure a tutte le persone, ma magari una sola volta al giorno, ad esempio, questo è un sistema che si può fare sempre con i prodotti di controllo accesso. Avere la localizzazione in tempo reale, ad esempio un piano di evacuazione, sapere quante persone sono all'interno di un certo locale, per quanto tempo sono state dentro, se sono state dentro per troppo tempo. Avere una lista dei presenti, poter fare appunto un piano di evacuazione. Anche questa è un'esigenza che si può fare con i sistemi di controllo accesso. Effettuare un controllo imparziale, quindi un sorteggio in uscita dall'azienda, ad esempio per prevenire o per controllare furti di materiale o di informazioni. Anche questo si può fare. Questo, ad esempio, il controllo dei visitatori. Io lo dico sempre, quando si vede un classico registro di inizio e fine visita cartaceo, lì c'è già una possibilità di vendita, perché tutto questo, quel registro cartaceo si può sostituire con un lettore USB e una decina, una ventina, una cinquantina di card,
solo per fare inizio visita e fine visita. Ti do il badge, mi restituisci il badge e ho registrato che tu hai effettuato una visita nella mia azienda. La gestione dei posti auto, ad esempio, quindi avere un parcheggio, anzi appunto un parcheggio, avere, riservare un tot di posti auto ai dirigenti o ai visitatori e ai dipendenti, quindi avere un controllo delle quantità di auto che sono all'interno del nostro parcheggio. Avere il controllo delle porte di emergenza, sapere se sono state aperte, se sono chiuse, se sono state forzate, eccetera, eccetera. Questo ci può fare. Oppure la gestione degli ascensori, quindi oltre ad abilitare l'utilizzo dell'ascensore posso anche determinare che quella persona può andare solo in quel piano oppure in quei piani, quindi abilitare solo alcuni tasti della pulsantiera. Andiamo in un altro settore, quindi andiamo nel mondo del bed and breakfast e degli agriturismi e degli hotel. Come vedete, io qua ho riportato sia il controllo degli ascensori che del parcheggio, ma oltre a questo possiamo fornire servizi e soluzioni di controllo accessi molto verticalizzate sul sistema sul mondo dei bed and breakfast e degli agriturismi, quindi con un sistema BM-free che dopo andremo a vedere nel dettaglio. Oltre a questo possiamo fare anche il controllo del risparmio energetico, quindi la possibilità di inserire una card in una tasca porta badge per abilitare l'energia in camera. Un altro settore, ad esempio, sono le banche, quindi oltre a tutte queste iconcine che voi vedete, possiamo fare anche il controllo delle aree self, quindi vuol dire far accedere all'area bancomat le persone che hanno un bancomat, controllare il tempo dell'operazione, generare eventuali allarmi di malore, oppure avere appunto una sintesi vocale che dà il benvenuto nell'area self, eccetera, eccetera. Un altro esempio che vi porto sono le isole ecologiche, quindi la possibilità di abilitare l'utilizzo dell'isola ecologica ai cittadini semplicemente utilizzando la tessera, il codice fiscale, la tessera sanitaria, e ovviamente con un grosso risparmio in termini di consegna di titoli di accesso, perché ovviamente il codice fiscale diciamo è già in mano a tutti i cittadini. Ricordo che le nostre centrali sono in grado di gestire, lo vedremo, fino a 100.000 codici, quindi un comune medio grande sicuramente può essere coperto, diciamo un'isola ecologica può essere coperta semplicemente con una centrale. Direi che mi fermo un secondo, Marco. Se... Sì, grazie Gabriele, bellissima presentazione. Abbiamo capito tutti che Plexa ha una vastità e la possibilità di offrire tantissime soluzioni per il controllo accesso e non solo. A questo punto io direi di mandare in onda un secondo sondaggio, e questo è il quesito: in quali ambiti svolgete la vostra professione? Residenziale, hotel, bed and breakfast, negozi, centri commerciali, uffici e banche. Come diceva Gabriele, tutti questi settori sono presidiati da Plexa, con possibilità di fare anche impianti CAF in base alle esigenze del cliente. Bene, vediamo il responso di questo secondo sondaggio. Adesso stanno uscendo i primi dati. Eccolo qua. Ah, residenziale. Bene, vuol dire che comunque Plexa ha una soluzione per residenziale, bed and breakfast. Vedremo a breve Gabriele che ci spiegherà di un prodotto innovativo studiato proprio per le applicazioni del bed and breakfast, che permetterà al gestore di risparmiare. Negozi, uffici, vedete, Plexa può essere una risposta alle vostre esigenze. Bene, io a questo punto farei proseguire Daniele nella seconda parte della presentazione, che entra più nel dettaglio nei vari sistemi. Grazie. Buonasera a tutti, mi presento rapidamente, sono Daniele Mozzoni, collega di Gabriele Roda, con il quale collaboro per la gestione
della parte commerciale sostanzialmente. Quindi a questo punto proseguo con la presentazione, focalizzandomi prettamente su quella che è la parte un pochettino più tecnica, e quindi vi presenterò rapidamente quella che è l'architettura del sistema K, che è il nostro sistema di ultima generazione appunto per la gestione del controllo accessi. Primo step che voglio presentarvi è un po' una brevissima panoramica, semplicemente per dire che i tipi di varchi che possiamo trovarci a dover controllare possono essere di varia natura: varchi pedonali, quindi la classica porta, piuttosto che un tornello, piuttosto che un varco veicolare, che può essere una sbarra o un cancello. Come possiamo effettuare il controllo di questi varchi? Ci sono alcune soluzioni, partiamo dalla più semplice. La più semplice è un po' diciamo quello che in realtà il controllo accessi non è, cioè un semplice apri porta. Quindi i nostri lettori, le nostre tastiere possono essere utilizzati in maniera assolutamente stand alone, quindi caricando a bordo una serie di codici che sono autorizzati a attivare l'apertura di questo VAR. Quindi molto semplicemente io ho il mio codice 1234, ogni volta che digito il mio codice scatta un relè e si apre la porta. Questa è la soluzione proprio basilare al massimo. Da qui una prima evoluzione può essere quella di, per aumentare il grado di sicurezza, spostare la gestione dell'apertura dei varchi non più a bordo dei lettori, ma su delle periferiche remote in un certo senso. Quindi semplicemente io sposto la logica di apertura, quindi la memoria dei codici e l'attivazione del relè, non più a bordo del mio lettore, ma su un decoder che sarà messo in posizione sicura e sarà da lì che partirà l'impulso per aprire la porta. Tradotto in termini più semplici, questo significa che se io smonto il lettore, faccio un contatto tra due fili, la porta non si apre, perché non è il lettore mi gestisce l'apertura del varco, ma è il decoder che sarà all'interno della struttura e che quindi sarà in posizione sicura. Ulteriore evoluzione, che è diciamo sicuramente la parte più interessante, la parte sulla quale si possono andare a inserire tutte le soluzioni più evolute di controllo accessi, è quella di, partendo sempre dalla base dei prodotti che abbiamo già visto, quindi le nostre periferiche di campo, possiamo spostare la gestione, la logica di gestione del sistema su una centrale evoluta che mi permette di gestire un certo numero di varchi. Questo tipo di gestione chiaramente necessita di doverci interfacciare con un software che ci darà la possibilità di creare i nostri utenti, di creare i nostri varchi, di creare le nostre aree, di decidere le logiche di accesso che dovranno regolare l'ingresso delle persone sulla nostra struttura, e soprattutto parte fondamentale, il software ci dà la possibilità di avere una reportistica di tutto quello che è successo sul nostro impianto, perché in qualsiasi momento dal software io posso, applicando i debiti filtri, sapere con esattezza, avere con esattezza le informazioni che mi servono: chi è entrato su un certo varco, a che ora, quell'utente lì quante volte è entrato, eccetera eccetera. Chiaramente la stessa logica si può spostare sulle varie tipologie di varco che andiamo a controllare, a prescindere insomma dal che dobbiamo andare a gestire un tornello, una porta o una sbarra, la logica di funzionamento è la medesima sostanzialmente. A questo punto anche qui possiamo avere due strade: possiamo gestire il comando dell'apertura dei varchi a bordo dei lettori che hanno comunque un'uscita che mi permette di attivare l'apertura del varco, oppure aggiungere delle schede di remotizzazione che non fanno altro che darmi la possibilità di portare in posizione sicura la gestione dei comandi di varco. Quindi queste schede mi daranno la possibilità di gestire fino a 4 varchi e tenere al sicuro il comando del varco. Vi faccio notare un aspetto: il tutto avviene sempre e solo su un unico bus, quindi
Questo mi dà una grande facilità di gestione e una semplicità di cablaggio, perché io sostanzialmente esco dalla centrale con un bus e in modo totalmente libero vado a raggiungere tutte le periferiche di campo. In questo caso io ho un esempio di derivazioni, quindi io parto con il mio bus da qui e esco dalla centrale, mi suddivido nei rami per raggiungere tutte le varie periferiche. Non è vincolante. Questo aspetto, nel senso che io posso fare un cablaggio a bus, quindi entro e esco da ogni lettore, posso fare una dorsale da cui parto con le derivazioni, posso fare un collegamento a stella. Questo è totalmente libero proprio per facilitare la vita degli installatori che quando si trovano ad avere a che fare con i nostri prodotti, spesso mi viene da dire praticamente sempre apprezzano questa semplicità di cablaggio, sostanzialmente. Proseguo. E ecco, un altro aspetto molto interessante a cui aveva già accennato prima Gabriele è la possibilità di utilizzare delle tasche porta badge, come vedete qui in alto a sinistra, che collegate sempre allo stesso sistema, cablate sempre con la stessa logica di bus, mi danno la possibilità di gestire l'erogazione dell'energia all'interno della camera. Qualora ci troviamo, ad esempio, in una struttura ricettiva tipo albergo o bien. Punto. È interessante sottolineare quanto vedete nella parte bassa di questa slide, cioè che le periferiche Flexa, chiaramente, oltre che gestire l'apertura del varco, dispongono di tutte le risorse necessarie per gestire un'eventuale attivazione di un allarme locale qualora il varco venga forzato o non venga richiuso entro un determinato tempo che io vado a stabilire sul software. In più dispongono di due ingressi, uno per la gestione di un eventuale pulsante di sblocco per uscire dal varco qualora non avessi un lettore interno per gestire l'uscita e un ingresso per gestire lo stato varco. Quindi sapere sostanzialmente se la porta è aperta o chiusa e di conseguenza poter gestire eventuali allarmi o alert sia locali sia remoti sulla postazione di gestione, qualora appunto i varchi rimangano aperti o vengono aperti senza autorizzazione sostanzialmente. A questo punto ricapitoliamo un pochettino quelli che sono i vantaggi di questo tipo di soluzione. Sicuramente, e l'ho già sottolineato, la semplicità di cablaggio, perché come avete visto, e ci tengo a ripeterlo perché è veramente importante, soprattutto per il mondo degli installatori, sottolineare questo aspetto. In secondo luogo, la scalabilità del sistema, scalabilità che deriva da due aspetti sostanziali. Primo, le centrali di controllo accessi che noi gestiamo nativamente hanno tre tagli. Cioè la singola centrale può gestire fino a 4, fino a 8 o fino a 32 varchi mono o bidirezionali. Per noi il varco bidirezionale conta comunque uno. Quindi sicuramente questo è molto interessante perché vado a modulare la dimensione della centrale in base alla dimensione dell'impianto che sto andando a realizzare. In più, chiaramente, qualora dovessi andare a gestire un numero superiore di varchi, ho la possibilità di utilizzare più centrali che faranno capo sempre allo stesso software di gestione e che avranno ogni centrale sarà cablata via bus verso i lettori gestiti da quella centrale. Tutte le centrali andranno in rete e saranno gestite dalla stessa postazione PC sulla quale ho installato il mio software. Terzo aspetto, anche questo già accennato, la completezza del controllo del varco. Qui ritorno a quanto detto prima che vedete sotto. Cioè non solo la gestione dell'apertura, ma la gestione di eventuale allarme locale e l'informazione dello stato del varco. Scusa Daniele se ti interrompo, ma stanno fioccando le domande. Una di queste è: l'installazione prevede un cablaggio cablato? Scusa, un cablaggio polarizzato, scusa. Assolutamente no, perché il cablaggio è protetto contro l'inversione, quindi non c'è problema se inverto la polarità,
non si creano problemi sulla centrale, non si brucia nulla, quindi anche questo è ottima domanda e sicuramente un aspetto insieme alla semplicità del cablaggio, anzi è uno degli aspetti che sottolinea una volta di più appunto la semplicità di cablaggio insita nei nostri prodotti. Va bene, grazie. Non ci sono altre domande, proseguo. A questo punto andiamo brevissimamente, un pochettino più nel dettaglio, dei vari elementi che abbiamo visto fino ad ora. Quindi le centrali di controllo accessi, come vi dicevo, sia da 4, sia da 8, sia da 32 varchi. Ogni centrale ha anche una memoria a bordo e chiaramente in uscita collegherà via bassa le periferiche e si interfaccerà con il software via rete con una porta Ethernet già presente sulla centrale. Quindi il modello a 4 varchi, il modello a 8 varchi e il modello a 32 varchi. E sottolineo ancora un altro aspetto, anche qui appunto la modularità, quindi l'avere anche questi tre tagli di centrali sembra secondario, ma è molto importante perché anche economicamente ci permette, nel momento in cui andiamo a fare un preventivo, di massimizzare, anzi, meglio per il nostro cliente, minimizzare i costi. Perché chiaramente, se io devo fare un impianto con due varchi, se io avessi solo una centrale da 32, il cliente si sentirebbe, come dire, costretto a comprare molto di più di quanto effettivamente gli serve. Quindi anche questo ci permette di posizionarci nel modo giusto e di essere anche percepiti in modo corretto da parte del cliente. Ok, questo per quanto riguarda. Scusami ancora una volta. Scusa Sì, dimmi Marco. Daniele, scusami, che ci sono tante domande, quindi vuol dire Ah, che bene. questo Siamo qui incontro apposta. sta avendo gli effetti desiderati. Una domanda è: che cosa succede se abbiamo problemi sulla rete Ethernet? Il sistema continua a Okay. funzionare? Ok, sì, anche qui ne ho fatto un brevissimo accenno prima e grazie per la domanda perché mi permette di approfondire un pochettino questo aspetto. È molto importante perché, come accennavo appunto, la centrale ha una sua memoria a bordo di utenti e di eventi. Quindi questo cosa significa? Che una volta che io tramite software ho fatto le mie programmazioni e le mie impostazioni, anche se dovesse cadere la rete, la centrale e tutte le periferiche collegate a quella centrale continuano a funzionare autonomamente in modo corretto, perché la centrale sa che quell'utente lì può entrare o non entrare su quel varco, in quella fascia oraria, eccetera. Quindi assolutamente, anche qualora ci fosse qualche problema a livello di rete, il sistema continua a funzionare regolarmente. In più, aggiungo un altro aspetto. Questa caratteristica è molto importante non solo in caso di problemi di rete, ma è molto importante anche perché ci sono molte situazioni in cui non è possibile avere un PC sempre connesso all'impianto di controllo accessi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho fatto correttamente le mie programmazioni, posso teoricamente scollegarmi con il PC dalla rete, far lavorare il sistema nel modo corretto e ricollegarmi solo nel momento in cui devo andare a fare delle modifiche, oppure ho bisogno di consultare gli eventi che nel mentre il sistema ha registrato. Quindi, diciamo, questa possibilità di funzionare, tra virgolette, in modalità stand-alone è molto importante non solo in caso di problematiche di rete, ma proprio anche perché a volte è proprio una necessità degli utilizzatori, non avere sempre un PC connesso che mi possa gestire il sistema. Non so Daniele, se. scusami, questa è un'altra importante domanda ed è questa. Abbiamo parlato della centrale a 32 varchi, però cosa succede se un cliente ha più di 32 varchi? Cosa si può fare? Un cliente a più di 32 varchi, molto semplicemente utilizza più di una centrale. Il sistema rimane sempre unico. Il database degli utenti è sempre lo stesso, l'interfaccia software è sempre la stessa. Molto semplicemente, anziché avere solo una centrale connessa alla rete Ethernet, ne avrò 2, 3, 4 N. Abbiamo impianti dove abbiamo
oltre 100 centrali che lavorano contemporaneamente, che gestiscono un unico impianto. E questo altro aspetto che ci tengo a sottolineare è che il carico di dati, di lavoro che noi buttiamo sulla rete Ethernet è veramente minimo. Quindi, se esiste già una rete e questa rete o non è particolarmente performante o comunque deve supportare un carico di dati molto pesante, non andiamo a incidere in modo significativo sulle prestazioni della rete. Quindi, non diamo fastidio alla rete e tantomeno non ci serve una rete dedicata per gestire il controllo accessi. Va bene, grazie. Prego. Allora, proseguiamo. Quindi abbiamo visto le centrali e apriamo invece a questo punto il capitolo relativo alle periferiche, quindi sostanzialmente i lettori e le tastiere di campo. Periferiche che sono suddivise sostanzialmente in due famiglie principali. Una famiglia periferiche solo di prossimità, quindi gestibili tramite badge, come vedete in due tipologie, orizzontali o verticali. Cosa interessante e comoda di queste delle nostre periferiche K è che il passo delle viti di fissaggio è quello della scatola 503, quindi se io dietro ho una scatola 503 mi posso appoggiare tranquillamente ai fori che ho già e quindi copro completamente la scatola 503 ed è molto piace anche comoda perché ho modo di far arrivare i cavi dalla parte posteriore. Seconda soluzione, lettori con tastiere integrate, quindi stessa meccanica, stesse dimensioni, stesse caratteristiche, ma oltre che avere la prossimità ho anche la tastiera sfioro che mi dà la possibilità appunto di gestire sia dei badge sia dei codici numerici indifferentemente. E anche contemporaneamente lo stesso utente può essere gestito sia può avere più titoli di riconoscimento, può avere uno o più badge e uno o più codici, portano comunque e generano comunque eventi collegati allo stesso utente. Le periferiche sono in policarbonato, quindi resistenti agli agenti atmosferici, tutte IP55. Come già detto, su scatola 503 sporgere, quindi anche questo è un ulteriore aspetto di comodità e di semplicità installativa. E le tastiere capacitive, non l'avevo accennato, sono retroilluminate, quindi anche di notte o con poca luminosità, essendo retroilluminate, insomma, non esiste il problema di non riuscire a distinguere i numeri. E tutte queste periferiche, o meglio, quelle anche con tastiera, sono utilizzabili anche in funzione standalone. Quindi ritorniamo da dove sono partito. La prima soluzione del controllo accessi basilare, più semplice, dove io ho una periferica che è lei che mi gestisce l'apertura del varco, ma la stessa periferica, senza dover essere sostituita, senza dover aggiungere ulteriori accessori, può lavorare in maniera in un impianto centralizzato dove c'è una centrale e un software che gestiscono le autorizzazioni. Questo significa anche un'altra cosa molto importante, che io posso copiare con un impianto ipersemplificato, quindi una tastiera e basta, ma posso evolverlo. E qui ritorna il discorso della scalabilità, cioè senza dover sostituire nulla, semplicemente io vado a affinare e a rendere più completo il mio impianto di controllo accessi. E qui vediamo. Una domanda che mi arriva. Abbiamo parlato delle tastiere che sono IP55, ma come si comportano in zone di mare dove abbiamo un clima salino, quindi soggette a problemi di ruggine? Ottima domanda anche questa. Allora, sicuramente per come sono fatte, sicuramente hanno una resistenza all'acqua e all'umidità molto elevata. Perché? Perché il contenitore dei lettori è un unico pezzo di policarbonato. I due fori di fissaggio sono fori passanti, quindi l'unica possibilità di contatto con l'esterno è nella parte posteriore del lettore, per la quale forniamo una guarnizione che, se correttamente installata, garantisce
assolutamente la protezione per quello che riguarda anche ambienti saligno particolarmente problematici da questo punto di vista. Se questo non dovesse bastare, c'è comunque la possibilità in sede, se il cliente ne ha necessità, di operare dei trattamenti di impermeabilizzazione proprio sulla parte circuitale all'interno dei lettori per scongiurare qualsiasi eventuale problematica di umidità o di acqua da parte degli agenti atmosferici, insomma. Grazie, Daniele. Prego. Allora, proseguiamo. Dicevo, qui vediamo un po' più nel dettaglio, non scendo appunto in ulteriori caratteristiche delle varie tipologie di lettori, quindi ripercorriamoli velocemente: periferiche di prossimità orizzontali e verticali, prossimità più tastiera, anche qui orizzontali e verticali. E qui vediamo brevissimamente alcune delle periferiche. Questa è molto interessante perché ne ho già accennato prima e sostanzialmente si tratta di quella periferica che permette di remotizzare il controllo del varco. Quindi questa periferica è fornita, è dotata a bordo di quattro relè. E quindi con una di queste periferiche installata sempre sul bus, io posso andare a remotizzare il controllo dell'apertura e di tutti gli altri elementi a cui ho accennato prima, quindi la gestione del pulsante piuttosto che dello stato porta, piuttosto che dell'allarme locale, in modo sicuro, quindi in posizione che non mi permetta di intervenire manualmente sull'apertura di quel varco. Questo invece è il modulino relè che noi utilizziamo qualora invece utilizzassimo le uscite e gli ingressi che sono a bordo del lettore. Quindi sostanzialmente questo relè si può montare all'interno dei lettori che abbiamo visto prima e in buona sostanza va collegato all'uscita di apertura varco che c'è sul relè e va cablato verso l'elettroserratura. Non fa altro che darmi l'impulso elettrico per farmi scattare l'elettroserratura. E anche questo spendiamo due parole sulla tasca porta belga, che abbiamo già accennato qui in precedenza. Appunto, si tratta di quella periferica che ci permette in modo intelligente di andare a gestire i carichi all'interno di una stanza. In modo intelligente perché? Perché il badge che va inserito all'interno della tasca deve essere un badge autorizzato su quel varco lì. Noi consideriamo la tasca come un vero e proprio varco, quindi io posso gestire da software le autorizzazioni, e le scadenze, le fasce orarie di autorizzazione per la gestione dei carichi. Questo cosa significa? Tradotto nella realtà di tutti i giorni, se io ho un bed and breakfast, il cliente mi fa una prenotazione che finisce e scade domani a mezzogiorno e il cliente si dimentica il badge inserito all'interno della tasca, domani a mezzogiorno, quando scadono le autorizzazioni relative a quell'utente lì, la tasca porta badge mi fa collegare i carichi elettrici. Quindi è un bel supporto interessante per quello che riguarda la parte di risparmio energetico. Soprattutto mi viene da dire in quelle strutture che non sono presidiate, tipo il classico B&B con due o tre stanze, dove chiaramente il gestore non può essere continuamente presente, non ha la possibilità continuamente di andare a verificare che sia tutto a posto. Proseguo rapidamente, ecco, questa è un'altra periferica molto interessante. Perché? Perché si tratta di un lettore di prossimità da incasso su scatola 503 su meccanica Hurlmett-Simon. Molto interessante proprio perché se noi abbiamo già una 503 disponibile, possiamo sostanzialmente annullare l'impatto estetico del lettore di controllo accessi, perché monto il tutto all'interno della scatola ed esteticamente io non vedo altro che una normale pulsantiera, un interruttore dove a posto dei frutti normali dell'interruttore ci sono un frutto con i LED di stato, un frutto e negli altri due c'è l'antenna di ricezione e questo è in tutto e per tutto una periferica di controllo accessi, chiaramente da interno in questo caso, e però ripeto soprattutto per gli ambienti di ricezione, quindi alberghi, B&B, mi riferisco di nuovo a questi, è sicuramente molto interessante dal punto di vista dell'impatto estetico.
E a questo punto termino qui la mia parte di presentazione e passo la parola a Sì. Marco. Sì, allora grazie Daniele per questa bellissima presentazione e di aver spiegato in modo semplice e lineare questo sistema di controllo accessi che, come avete visto, dà la possibilità di soddisfare tutte le possibili esigenze. Abbiamo anche lavorato molto con Plexa sull'estetica, sul design, la possibilità di avere anche tastiere custom o tastiere antimando. Direi che a questo punto è giunto l'ora di un terzo sondaggio, in modo tale da capire bene anche qual è il vostro cliente tipo e soprattutto vedere se abbiamo fatto le giuste scelte nel avere dei tagli sulle centraline da 4, 8 e 32. Quindi la prossima, il sondaggio dice: i vostri clienti, quanti varchi devono gestire mediamente da 1 a 4, da 5 a 8 oppure più di 8? Come ha spiegato Daniele, Plexa ha tre centraline che comunque sono molto versatili e si possono adattare a qualsiasi esigenza. Quindi abbiamo una centralina da 4 tagli, da 4 archi, da 8 archi fino a 32 archi. Ma abbiamo visto che grazie al bus è possibile addirittura avere più di 32 archi. Bene, vediamo un attimo il tipo di cliente che voi dovete soddisfare. Vediamo il sondaggio. Beh, 53% da 1 a 4 archi, certamente, perché comunque la maggior parte di voi lavora nel settore residenziale, quindi quando abbiamo dei condomini da 1 a 4 ingressi ci sono e quindi li possiamo soddisfare. 8 ingressi, c'è anche una buona percentuale, più di 8 ingressi, quindi vuol dire che comunque potete fare, state anche degli stabili con un numero elevato di utenze. Ricordiamo soltanto che le centraline possono gestire fino a 100.000 utenze, quindi anche da questo punto di vista la centralina dà una sua performance e quindi diciamo che non vi resta che provare questi prodotti che sicuramente vi renderanno soddisfatti per la semplicità di installazione e soprattutto di programmazione. Bene, possiamo continuare. A questo punto riprende la parola Gabriele e andremo a vedere delle novità per le soluzioni ricettive, quindi Bed and Breakfast Hotel, e poi delle soluzioni anti-Covid che il periodo richiede. Grazie, buona continuazione. Esatto, grazie Marco. Allora, continuiamo. Sì, prossima slide è su un prodotto che adesso vi farò vedere, che si chiama BM-Free. BM-Free è un prodotto che è un kit composto da una lettore RFID e tastiera, in particolare è una tastiera, con una centralina di controllo completamente autonoma, ma soprattutto gestibile da remoto tramite un'app. Quindi è una soluzione studiata molto verticale sulla struttura, la piccola struttura alberghiera, ricettiva, piccola, piccolissima struttura, dove si ha la necessità di poter consegnare un codice, semplicemente un codice, al cliente in maniera completamente automatica. L'app che vedete qui, indicata su questa slide, è un'app che è sostanzialmente un piccolo gestionale dove si possono effettuare le prenotazioni, quindi si può avere una sorta di prenotazione della camera, vedere se la camera è libera o occupata, quando viene effettuato il check-in, quindi vuol dire che il cliente mi ha pagato, mi ha mandato i suoi dati, i documenti, eccetera, eccetera. In quel momento il sistema è completamente in automatico, quindi facendo l'accettazione della prenotazione, il sistema invia al cliente un codice che sarà abilitato sulla tastiera solo per la durata della prenotazione. Lo invia in automatico al cliente tramite SMS, quindi sicuramente un servizio SMS e email. Quindi sicuramente un servizio
molto trasversale, quindi senza bisogno di far installare un'app al cliente, perché si tratta semplicemente di un codice di accesso. Come dicevo prima, non ha bisogno di altre infrastrutture, non richiede wifi, non ha bisogno di copertura wifi magari del portoncino condominiale o del cancellino che sarebbe fuori da magari dalla portata del wifi, perché il prodotto è veramente è sempre connesso, quindi è un prodotto IoT e quindi è sempre connesso, ha una propria connessione dati sotto un qualsiasi operatore GSM. In realtà diciamo, il proprietario non si deve nemmeno preoccupare della SIM, perché è già fornita nel prodotto, quindi viene già fornito della connettività, quindi è veramente un sistema completamente plug and play. Il prodotto sarà disponibile diciamo entro quest'anno. E andiamo avanti. Sull'ultimo capitolo, la parte Covid, ho voluto fare una piccola, tenermi un paio di slide su quanto è successo e che cosa questo ha cambiato nel mondo del controllo accessi. Allora, l'emergenza Covid ha veramente e forse finalmente reso indispensabili i sistemi di controllo accessi per quello che riguarda le aziende, come elemento essenziale per poter verificare ed applicare le politiche di accesso in azienda. Cioè, ci si è resi conto che non bastava più la semplice chiave distribuita o copiata, eccetera, eccetera, quindi senza alcun controllo. Questo perché? Perché diciamo, tutte queste linee guida sono nate dal famoso protocollo che forse molti di voi conosceranno, siglato il 14 marzo 2020, dove sono stati indicati in quel protocollo tutte le misure che le aziende devono adottare per proteggere i propri lavoratori dal virus. In questa slide vi ho elencato quattro punti della norma. Questi quattro punti diciamo vengono ben coperti da un sistema di controllo accessi ben strutturato, quindi una volta che si è pensato bene al sistema di controllo accessi, il sistema può controllare la temperatura corporea ma in maniera intelligente. Adesso andremo a vedere come si possono definire dei percorsi e delle tempistiche appunto predefinite, posso avere un accesso contingentato, quindi vuol dire limitare il numero dei presenti magari nell'area mensa o in un'altra area aziendale. E quindi questi sistemi di controllo accessi consentono di fare di mettere in atto appunto questo tipo di controllo. Abbiamo integrato il pannello appunto per la rilevazione di temperatura corporea e l'abbiamo messo insieme al mondo del controllo accessi. Cosa significa? Che una primissima integrazione, quella più semplice, è sostanzialmente un controllo puntuale sul varco. Ti faccio entrare solo se tu hai le autorizzazioni per entrare, ma hai anche la temperatura corporea nella norma. Questa è la soluzione base in cui io faccio il controllo sul varco, vuol dire subito prima del varco. Il secondo tipo di controllo invece è un controllo dopo il primo accesso, l'ho chiamato. Ti do un arco temporale, in questo esempio è indicato un 20 minuti, ma ovviamente potrebbe essere definibile, dopo il primo accesso, quindi ti faccio entrare dai tornelli esterni in azienda, ti do 20 minuti per recarti in un checkpoint, farti autenticare, quindi tu ti devi far riconoscere e fare il controllo della temperatura. Questa soluzione è una soluzione per poter installare il controllo della temperatura all'interno dell'azienda e non all'esterno, con un risparmio dei costi enormi di eventuali container di controllo, nel senso di tutti i colori, delle cose allucinanti, soprattutto consente di installare il controllo a temperatura in un ambiente interno controllato dove non abbiamo sbalzi di temperatura e abbiamo un ambiente tutto sommato sotto controllo.
Se io non arrivo in tempo, quindi non arrivo in questo esempio nei 20 minuti, o se la mia temperatura è fuori dalla norma, il sistema disabilita in automatico l'utente sul controllo accessi. Se invece è tutto ok, continua ad essere abilitato, sostanzialmente. Terzo e ultimo tipo di integrazione è un controllo accessi, un controllo della temperatura prima dell'accesso. Immaginate una sorta di checkpoint in un atrio, magari prima di una batteria di tornelli, dove io arrivo, badge utilizzo il badge, mi faccio riconoscere, mi faccio controllare la temperatura e se è tutto ok, la mia abilitazione dura fino alla mezzanotte, quindi sono abilitato fino a mezzanotte e il giorno dopo devo ripetere questa procedura per essere abilitato sul sistema. Se qualcosa va storto, vengo in automatico disabilitato e ovviamente dopo dovrò prendere adottare delle procedure aziendali per poter riabilitare, riammettere l'utente all'utilizzo del sistema. Allora, questa è la nostra ultima slide. Marco, se ci sono Sì, domande. Gabriele, direi che abbiamo in questo brevissimo tempo visto le soluzioni più interessanti che Plexa può offrire. Io volevo sottolineare il B3, dispositivo nato per il bed and breakfast, ma sicuramente è un dispositivo innovativo perché permette di evitare dei costi di gestione per la reception. Può anche essere utilizzato come dispositivo per una seconda casa che si vuole mettere in affitto. Supponiamo che il proprietario abiti in una città, ha una casa in montagna e questa casa deve essere affittata. Senza recarsi, può dare un codice via email, via WhatsApp o quello che sia al cliente ospite e a questo punto il cliente può recarsi direttamente nell'appartamento in montagna e aprirsi con un codice la porta. Quindi, come vedete, Plexa ha delle soluzioni innovative, molto interessanti e soprattutto per ogni esigenza. Direi che se c'è ancora, ci sono ancora un paio di minuti, potremo rispondere a delle domande. Ecco, ce n'è una, ad esempio, per quanto riguarda le centraline che gestiscono i varchi, si possono notificare i varchi in allarme? Sì, sì, si possono notificare qualsiasi sistemi K, qualsiasi evento avviene sul sistema, quindi un accesso ok, un forzatore di un varco, un tentativo di accesso, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi cosa, appunto anche un varco in allarme, può essere notificato via mail a determinate persone. Un altro esempio che posso fare brevemente è se una centrale va fuori linea, quindi vuol dire manca alimentazione, cade la centrale, eccetera, eccetera, il software è in piedi, posso notificare all'assistenza, attenzione, non c'è più alimentazione sulla centrale, quindi è una notifica più tecnica, non solo di gestione degli utenti. Bene, cioè io direi di fare ancora una domanda. Chiaramente domani, entro domani, risponderemo a tutte le domande che ci avete fatto durante questa presentazione. Vi manderemo anche la documentazione, la presentazione Daniele. E soprattutto vi manderemo il catalogo. Quindi prima di chiudere, l'ultima domanda che parla della possibilità di avere dei dispositivi per la gestione delle presenze. Plexa ce le ha? I Plex ha dei dispositivi di rilevazione delle presenze, quindi delle timbrature, con i terminali touch, lettori RFID, eventuale biometria, ma a norma privacy, quindi vuol dire content plate a bordo card. Si possono effettuare le timbrature e queste timbrature possono finire, diciamo, essere inviate su un gestionale di terze parti, oppure abbiamo una nostra soluzione che si chiama Plexago, di gestione presenze, quindi di elaborazione delle ore lavorate, straordinari, eccetera, eccetera. Quindi c'è proprio una soluzione di gestione presenze.
Va bene, Gabriele, io al momento ti ringrazio. Per il Grazie. webinar è terminato, passerei la parola a Marzio per la conclusione e auguro a tutti voi una buona serata. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti anche da parte nostra. Bene, siamo arrivati alla conclusione, quindi ringraziamo i colleghi per la splendida presentazione e per averci mostrato come il sistema Plexa è completo e versatile e riesce a soddisfare tutte le esigenze installative che possono proporci. Ringraziamo vivamente tutti voi per la presenza durante questo corso e speriamo che sia dimostrato uno strumento utile per apprendere nuove informazioni, magari che vi torneranno utili per le vostre giornate lavorative. I webinar di Urmet proseguiranno anche nel mese di luglio, quindi riceverete gli inviti attraverso i vostri canali commerciali. Per ora vi saluto e vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata.